arrestati questa mattina i tre pregiudicati della banda della carvana. Rubavano le paste per poi mangiarle. Ma adesso passiamo a un caso molto più serio. Un uomo che entrando all'Esselunga ha gridato «Viva la Hoppe, io c'ho anche la tessera», è stato linciato dai cassieri. Sì, io mi trovavo lì, ero alla cassa e ho visto entrare questo ragazzo un po' disturbato e ha cominciato a urlare «Viva la Hoppe, viva la Hoppe!» e sicché è stato picchiato, perché e sono cose ancora nel 2000 e gli accadono. Io e ci lavoro insieme, si fa, ci sta l'officina insieme, si fa il ferro, ma io una mi ha dato segni di squilibrio, sinceramente mi farei un bravo ragazzo, però ha visto, non si sa mai, oh, e si vede che lo sa, magari già dei problemi e non ne parla, capito? E gli ha dato di matto, andavo, che ci fai? Ma adesso andiamo a intervistare il sindaco di Borga Baugiano di Sotto. E quali sono i conflitti con Borga Baugiano di Sopra? Sentiamo il servizio. E se li butta le trote, se li butta anche le arpe, tu vedrai, gli hanno dato delle beccaie, se ne mosso le arpe, perché le trote se li buttano, vai. E c'è pieno. Ma adesso andiamo con Cotto e Mangiato, da Pecora alla Campigiana. Allora ragazzi, oggi mi insegna a fare la Pecora alla Campigiana. La mia mamma gli era di campi, io stavo a San Donnino. E niente, via, e ho fatto un troiaio. Allora vuoi fare una cosa? Vuoi la prendere e vuoi la dare ai cani, vuoi la dare ai... Finisce qui questa edizione di Studio Aperto e ogni culo a chi ci ho le mani.